Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Questo è un tutorial dedicato esclusivamente a voi che siete abbonati a questo canale. Un modo per ringraziarvi per il vostro abbonamento, per la fiducia che mi avete accordato. Ovviamente il fatto che siete abbonati vi dà già di per sé diritto ad accedere ai corsi base di Premiere e di After Effects. Vi ricordo che sono anche in piedi le iscrizioni per i corsi a distanza su Skype e su Zoom, se volete imparare ad utilizzare sia Premiere che After Effects in maniera un po' più forse completa e come si dice tradizionale, con dei corsi su Skype e Zoom, quindi a distanza ma comunque in presenza, mettiamola in questo modo. Dicevo, questo è un tutorial dedicato a voi, solo a voi che siete abbonati, ed è un tutorial sul Chroma Key in Premiere Pro. Che cos'è il Chroma Key? Beh, allora vi faccio vedere quello che io ho combinato sostanzialmente a monte. Vi faccio vedere quello che è il girato originale di queste che sono state alcune puntate del Fabio Ambrosi Caffè pubblicate qui su YouTube qualche settimana fa. Ovviamente a casa non avevo un muro di mattoni, mi sono un po' dovuto inventare tutto, e questo era il girato originale. Ora faccio che rimuovo gli effetti che ho applicato, così vi faccio vedere com'era il girato originale. Un girato disastroso, come potete vedere, buio assolutamente. Ho creato il blu dietro con una luce, però ci sono molte ombre, insomma una situazione veramente complicata per fare un buon chroma key. Normalmente quando si lavora con il chroma key bisogna stare attenti alle luci e illuminare bene il soggetto. Io non avevo delle luci frontali in realtà, e quindi mi sono dovuto un po' arrangiare, ecco. Però bisognerebbe illuminare bene il soggetto e illuminarlo separatamente rispetto al fondo, che deve essere costante, bello, omogeneo, ovviamente tutto quello che io non ho fatto con queste clip. Però ad ogni modo il risultato finale ve lo faccio vedere. Eccolo qui, il risultato finale è stato questo. Tutto sommato devo dire degno, forse non perfetto, però degno, visto com'era il punto di partenza, no? Eccolo qui, il punto di partenza, ripeto, era questo qui. Che cosa ho fatto? Allora, innanzitutto io ho applicato una maschera sull'opacità. Cosa vuol dire applicare una maschera? Ho disegnato una maschera intorno a tutte quelle parti della mia ripresa che sapevo che comunque potevo mascherare, perché non ci andavo a finire sopra. Quindi ho applicato, vedete, una maschera per andare a limitare l'ombra, per nascondere qui l'interruttore della luce. Quindi già un primo chroma key, se volete, l'ho fatto con una maschera, ok? Poi successivamente ho applicato un filino di color correction per andare ad esaltare meglio l'azzurro, il blu, che era il colore che volevo andare assolutamente a rimuovere. Quindi ho fatto un po' di color correction per aumentare un po' i contrasti soprattutto, e poi ho applicato un effetto molto bello, ma anche se complicato da utilizzare, che si chiama Ultra. Lo trovate già presente di default in Premiere Pro, basta che andate su effetti e cercate Ultra, eccolo qua. In tipo di trasparenza lo trovate, lo applicate. E come funziona questo effetto? Beh, lo rimuovo così vi faccio vedere come funziona. Ok, l'ho rimosso e lo vado a riapplicare. Ora, l'ordine con cui applicate gli effetti è importante, eh? Prima Premiere processa gli effetti che sono in alto e poi va a cascata verso il basso. Quindi in questo caso prima Premiere processa questa color correction e poi applica l'effetto Ultra, che serve per sostanzialmente andare a creare della trasparenza, in questo caso su un colore. Scelgo il colore che io voglio bucare, in questo caso prendo questo picker, questo contagocce, e vado a campionare un colore, in questo caso questo blu. Eccolo qui, vedete che appena campionate, chiaramente la campionatura non è perfetta, dobbiamo andare a sistemare e a correggere un po' di cosine. Ecco, in questo caso noi modifichiamo l'output da composito a canale alfa, in maniera tale da vedere esattamente che cosa viene reso trasparente e invece cosa resta opaco.
A questo punto andiamo a giocare con i vari parametri, ok? Vi dico la verità, ogni parametro chiaramente ha una funzione e ha uno scopo ben preciso. Non serve conoscere esattamente tutti questi parametri cosa fanno. Diciamo che molto, lo fa l'esperienza. Provate a modificare questi parametri, fino a trovare un buon compromesso tra la vostra figura e lo sfondo. Vedete che qui ci sono delle parti, per esempio, che verrebbero bucate, ok? E allora proviamo ad andare avanti con questi altri settaggi. Questo valore riduci serve per ridurre un pochettino la maschera, e questo valore serve per renderla un po' più morbida. Ok, probabilmente può essere necessario pescare un altro colore. Quando si lavora male, come ho fatto in questo caso io, fare un buon chroma key è complesso. Ora, io ci ho perso un po' di tempo quando l'ho fatto la prima volta, riapplico l'effetto che avevo messo, eccolo qui, così vi faccio vedere il risultato finale, che era questo, comunque, ok? Un buon compromesso. Ora non ricordo esattamente come l'ho creato, ci ho perso un po' di tempo, non ve lo nascondo, perché ripeto, serve. Quando si fanno le cose, ecco perché io mi raccomando sempre di fare le cose bene, perché chiaramente se fate le cose fatte bene, poi è più semplice andare, ecco qua, a lavorare. Vedete che questa è una maschera, un canale alfa molto pulito, non ho punti neri all'interno e fuori è tutto invece nero, trasparente, come deve essere. Io chiaramente ho applicato un'ulteriore maschera sull'effetto ultra, perché non volevo applicare l'effetto ultra a tutti il fotogramma, ma soltanto a una porzione. Quindi io in questo caso ho abilitato una maschera che è questa qui, vedete? E ho detto sostanzialmente, invertendo la maschera, di voler applicare l'effetto ultra a tutto quello che cadeva all'esterno di questa maschera. Quindi qui è applicato l'effetto ultra, qui no. Perché ho applicato questa maschera dentro all'effetto ultra? Perché, come potete vedere, il mio tavolino aveva dei riflessi azzurri e io, se avessi applicato l'effetto ultra a tutto il fotogramma, avrei rimosso anche queste porzioni di azzurro e sarebbe stato veramente difficile controllarle. Quindi ho deciso di applicare una maschera all'effetto alfa e all'effetto ultra e applicare l'effetto ultra soltanto a quello che usciva fuori da questa maschera. Ok? Non so se è chiaro quello che. Se avete domande, scrivete nei commenti e cercherò di rispondere. Questo è il risultato finale, però ancora color corretto malissimo, chiaramente. Ecco perché in coda ho applicato un altro livello di color correction, ecco qua, che ha riportato i colori a qualcosa di più decente. Ovviamente poi questa era una sequenza, ho fatto una nidificazione, eccolo qui, e questo è il risultato finale. Sotto ho applicato uno sfondo, ecco qui, e come potete vedere il risultato probabilmente non è perfetto, ma sicuramente è abbastanza credibile. Ora, ripeto, serve pazienza, non, e soprattutto serve girare le cose bene fin da subito, non fare come ho fatto io, perché altrimenti perdete molto tempo come ho fatto io per trovare la combinazione corretta di parametri. E non sempre sono semplici da correggere e non sempre si possono correggere. Però, se girate bene con una buona luce, un buon fondale, con una luce separata tra fondale e soggetto illuminato, l'effetto ultra sicuramente è un ottimo effetto che vi aiuta a creare della trasparenza. Tutto questo dentro a Premiere, senza mettere mano assolutamente ad After Effects, dove più o meno il procedimento è simile comunque. Ecco. Spero che questo tutorial vi sia stato di aiuto. Vi ringrazio veramente ancora tanto per esservi abbonati. Io pubblicherò di tanto in tanto dei contenuti riservati soltanto a voi che avete scelto di darmi 3 caffè al mese, che quelli sono alla fine, mi offrite 3 caffè al mese e io, oltre a darvi accesso ai tutorial, ai corsi completi di Premiere e After Effects, ogni tanto pubblicherò, ecco, qualche contenuto riservato soltanto a voi che avete scelto di darmi più fiducia degli altri, mettiamola così. Se volete partecipare ai corsi a distanza di Premiere, dove sostanzialmente in 24 ore vediamo bene tutte le cose che abbiamo visto già nei video tutorial, ma con più calma e soprattutto in maniera interattiva, quindi possiamo parlare e scambiarci pareri a voce, e potete fare domande a voce, live, e soprattutto vi darò assistenza un po' più dedicata e personale per
tutta la durata del corso e per i 3 mesi successivi alla durata del corso. Il corso ha un costo di 400 euro ed è un corso di 24 ore, quindi 2 ore a settimana per 12 settimane. Il costo chiaramente è rateizzabile tranquillamente, nessunissimo problema. Probabilmente, ecco, dovrebbe cominciare a novembre, appena riesco a trovare un numero di persone sufficiente per aprire delle classi. Ecco, le classi comunque avranno un numero di persone molto basso, 2-3 persone, per evitare di disperdere troppo, ecco, le informazioni. Se volete partecipare o se volete altre informazioni, scrivetemi ad info@fabioambrosi.it. Sarò molto contento di darvi tutte le informazioni che volete. Grazie ancora per esservi comunque abbonati e al prossimo tutorial. Ciao!